La versione freeware di PCM 2013 permette di valutare le varie funzionalità del programma per strutture che rispettino i limiti previsti per questa versione. In questo video presenteremo l'esempio di un modello che può essere analizzato con la versione freeware. Si tratta di un edificio ad un piano fuori terra, con travi di fondazione, un telaio in cemento armato e tetto a capanna. Ma passiamo subito alla modellazione. Per avere un riferimento, inseriamo un rettangolo. Portiamo nella scheda modello e inseriamo i muri perimetrali. Scegliamo un allineamento centrale e uno spessore di 0,4 metri. In questa posizione interrompo il muro per modellare correttamente il solaio a falda. Passo ora alla finestra 3D per verificare che la modellazione sia stata effettuata correttamente e passo all'inserimento delle aperture. Decido di avere delle finestre in queste due posizioni. Quindi modifichiamo la proprietà distanza dalla base, portandola a 1, e l'altezza, portandola a 1,50 m. Fatto questo, possiamo passare alla modellazione delle fondazioni. Facciamo doppio clic sul piano fondazione. Come vedete, abbiamo già una traccia dei muri del piano superiore da utilizzare come riferimento. Questo perché è attiva la proprietà riferimento per il piano 1. Selezioniamo il comando trave e scegliamo una sezione per le travi di fondazione di 600x300 mm. E inserisco le travi sfruttando gli snap proposti dal programma. Per ripetere il comando è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse. Inserite le travi di fondazione, posso passare all'inserimento della trave di colmo. Mi porto al piano 1 e con il comando trave, ma questa volta scegliendo una sezione di 300x500 mm, inserisco la trave di colmo sfruttando gli snap. Passiamo ora all'inserimento della colonna. La inseriamo nel punto centrale della trave e diamo una rotazione di 90 gradi. A questo punto è necessario innalzare la trave di colmo. Scegliamo di impostare un valore del delta H iniziale e del delta H finale pari a 1,20 m. E adeguiamo il valore del delta H per tutti gli elementi del modello. Anche per i muri perimetrali. Passiamo ora all'inserimento dei solai. Ci spostiamo nella finestra 2D e con il comando solaio clicchiamo in una zona chiusa intercettata da travi e muri. Selezioniamo i due solai appena inseriti e cambiamo la tipologia. Non è un solaio piano, ma è una falda. A
questo punto compare la linea di riferimento della falda. Dobbiamo impostarla come se fosse la linea di gronda. Un trattino indica il verso di salita della falda. Per entrambi questi solai vogliamo impostare una pendenza del 50% e cambiare la direzione principale di orditura impostando un angolo di 90 gradi. Possiamo inoltre andare a definire dei carichi per i solai appena inseriti. Scegliamo un carico permanente di 2,5 kN al metro quadro e un carico permanente non strutturale di 1 kN al metro quadro. Con questo si conclude la modellazione architettonica del nostro modello. Ci portiamo ora nella scheda struttura e creiamo il modello strutturale. Come vedete, il programma ha calcolato la posizione e ha inserito gli elementi strutturali quali aste e nodi. In questa visualizzazione, per tipologia, una colorazione diversa distingue i maschi dalle fasce o dai fatti di destra. È possibile selezionare tipologie diverse come la colorazione per materiale. In questa fase è possibile in qualsiasi momento selezionare un elemento, in questo caso ho selezionato il maschio, e agendo nelle proprietà presenti nella property grid è possibile andare a assegnare il giusto vincolo all'elemento oppure andare a definire dei carichi, così come agire su tutte le altre proprietà disponibili. Molto importante affinché il modello possa essere analizzato è che il numero di nodi non ecceda il limite previsto. È possibile notare quale sia il numero dei nodi andando nella finestra trova e scegliendo nodi dalla combo box. In questo caso abbiamo 44 nodi e il modello potrà essere analizzato. Le finestre azione sismica e parametri di calcolo raccolgono i diversi parametri necessari all'esecuzione dell'analisi. Ci portiamo nella finestra parametri di calcolo, dove nella prima scheda è possibile scegliere il tipo di analisi che verrà eseguita. Oltre all'analisi modale, scegliamo di eseguire l'analisi statica lineare non sismica e l'analisi pushover. Andiamo anche nella scheda pushover 1, dove è possibile scegliere la curva dell'analisi secondo una distribuzione lineare e andiamo anche a diminuire l'incremento di taglio alla base portandolo a 10 kN. Trattandosi di una struttura abbastanza piccola. Confermiamo. E adesso, portandoci nella scheda analisi, possiamo richiedere il calcolo del modello. Una volta che l'analisi è stata eseguita, possiamo visualizzarne i risultati. Per quanto riguarda l'analisi modale, è possibile visualizzare la deformata relativa ai diversi modi di vibrare. Per ogni modo viene rappresentato anche il periodo di vibrazione e la massa partecipante in direzione X e in direzione Y. Tramite i tassi di scorrimento è possibile passare da un modo all'altro, oppure passare direttamente al modo fondamentale in direzione X, in direzione Y. Per l'analisi modale
possibile visualizzare anche le masse generatrici abbinate ad ogni nodo, oppure le masse generate, che in questo caso sono raccolte tutte nel nodo master perché si tratta di un modello con pieno nodi geo. Passiamo ora alla visualizzazione dei risultati per l'analisi statica non sismica. Per questa analisi è possibile visualizzare ad esempio i diagrammi di stato. Per avere una visualizzazione ottimizzata, conviene spostarci nella scheda struttura, disattivare la visualizzazione dei nodi e solai e anche delle superfici delle aste. Poi, nella combo box relativa ai diagrammi di stato, possiamo attivare la visualizzazione del diagramma solido. Passando con il mouse sopra ad un'asta, notiamo in sovraimpressione anche il valore numerico relativo al diagramma alle varie sezioni dell'asta. Se selezioniamo l'asta, il valore numerico rimane visualizzato ed è inoltre possibile visualizzare più in dettaglio tutti questi risultati portandoci nella property grid alla scheda risultati. Qui è possibile avere informazioni sulle deformazioni, sulle sollecitazioni e sullo stato della verifica. È possibile cambiare il diagramma visualizzato passando ad esempio al momento MY e agire sul fattore di scala per aumentare la dimensione del diagramma. Tutti questi risultati sono disponibili per le varie connessioni di carico elementari. In questo caso visualizzavamo i carichi permanenti, ora i permanenti non strutturali, il vento in direzione più X e così via. Oppure passare alla visualizzazione delle combinazioni. In questo caso visualizziamo una combinazione allo stato di limite ultimo. Passiamo ora ai risultati dell'analisi statica non lineare, ma riattiviamo la visualizzazione delle superfici delle aste. In questa analisi è possibile apprezzare la situazione della struttura ai vari passi della curva pushover calcolata. La curva è stata calcolata per la distribuzione che avevamo precedentemente scelto, cioè distribuzione A nella direzione più X. Possiamo attivare la visualizzazione delle verifiche e dalla scheda vista attivare la leggenda. Come vediamo, al primo passo della curva pushover tutte le aste sono in fase elastica. Possiamo passare ai passi successivi tramite i tasti di scorrimento oppure attivare un'animazione del modello. Notiamo che via via che ci inoltriamo nella curva, le aste cambiano colore perché si classificano. Interrompiamo ora l'animazione e rimandiamo a ulteriori informazioni e approfondimenti al manuale di PCM 2013 e agli esempi applicativi disponibili sul sito. Grazie per l'attenzione.